Inizio col chiederti perché hai distrutto la lapide di tua figlia. Tu, Giovanna Cannova, eri mafiosa e tua figlia Rita Atria ha aiutato Borsellino nello sconfiggere la mafia. Come si è sentita quando sua figlia ha testimoniato contro la mafia? Sua figlia ha aiutato Borsellino, ma si è chiesta il perché. Cara Giovanna, vorrei farti molte domande, come il perché sei stata così cattiva con tua figlia a tanto da prendere a martellate la sua lapide. Come si è sentita ad essere una donna mafiosa? E che cosa ha fatto? Che emozioni ha provato quando sua figlia è morta? Una cosa che mi ha colpito di più è che non sei andata in carcere per il crimine che hai fatto, ma non tanto per aver preso a martellate una tomba, ma per aver preso a martellate la tomba di tua figlia e per non averla sostenuta quando è morto suo fratello, suo padre, ma soprattutto Borsellino, persona che lei stimava molto, la sua ultima ragione di vita. Forse era destino che Rita dovesse morire, doveva seguire Borsellino, l'unica persona rimasta che poteva capirla, che poteva sostenerla. Forse lei in fin dei conti non voleva morire, non voleva mettere fine alla sua vita a 17 anni. Voleva vivere, voleva combattere e azzerare la mafia partanna e far capire alle persone come lei che non è la soluzione a tutti i problemi, aggregarsi a persone meschine e perfide. Voleva portare avanti il lavoro di Borsellino, onorando la sua memoria. Cara Giovanna, non riesco a capire il perché del tuo comportamento nei confronti di tua figlia. Non ha senso vietarle di stare con persone che magari rispetto a te le sono state vicino, soprattutto dopo la morte del padre. Tuo figlio era importante per Rita, c'era molto legata e probabilmente quando le hai vietato di vederlo, lei si è isolata, perché con te non aveva dei bei rapporti e quando è venuta a sapere della morte di suo fratello si sarà sentita ancora più sola di quanto lo era già. La storia di Rita Atria mi ha colpito tanto. Rita Atria è una stella per seguire come esempio. Lei ha denunciato i mafiosi come dei demoni. È stata testimone per Lo Italia e lei rappresenta Lo Italia e tutte le donne. Come una stella durante il giorno.